Ok, sono passati un po' di mesi da quando è uscito sul mercato ed effettivamente è la camera che utilizzo di più tutti i giorni, sia per fare foto che probabilmente anche per fare video. E quindi è arrivato il momento un attimino di scoprire dei piccoli segreti, parlarvi in maniera definitiva, ma soprattutto darvi qualche consiglio. Ragazzi, oggi parliamo di iPhone 13 Pro. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Oggi parliamo di iPhone e lo rifacciamo dopo 5 mesi dalla sua uscita per capire un po' quali sono le app che più utilizzo, i segreti per quanto riguarda le foto e i video che realizzo, ma soprattutto quali sono quelle piccole accortezze che faccio ogni volta che vado a utilizzare iPhone come macchina fotografica per riuscire a ottenere degli ottimi scatti. E volevo anche un po' chiudere il cerchio rispetto alla Cinematic Mode, il Pro RAW e il ProRes. Quindi insomma un video un po' di update rispetto a quelli già fatti in precedenza. Vi ricordo la review e il video sul ProRes, ma insomma mettiamoci comodi e parliamo un attimo di quello che è effettivamente il miglior iPhone di sempre, senza ombra di dubbio, ma soprattutto quella che è la mia fotocamera con cui ormai esco sempre, a volte anche solo con questa. Ma prima di continuare con il video ragazzi voglio parlarvi dello sponsor di oggi che è Envato Elements, che non solo ha reso possibile tutto questo ma ci ha anche dato tutti i plugin che vedete attivi e che vedrete attivi durante il corso del video. Ma vi spiego che cos'è Envato Elements. È un enorme contenitore di tutto, ha oltre 55 milioni di elementi grafici, font, cose per WordPress, plugin per Final Cut, After Effects e Premiere, cose già fatte che vi basta scaricare e utilizzare nei vostri video, nelle vostre immagini, azioni di Photoshop, video stock, musiche, suoni, insomma una miriade di cose utilissime per tutti coloro che fanno foto e video e hanno bisogno spesso di attingere a materiale nuovo e soprattutto che si rinnova di volta in volta. Come funziona? Licenza mensile o annuale, in descrizione il codice sconto che vi dà il 50% su quell'annuale, quindi potete scaricare tutto quello che volete, utilizzarlo nei vostri progetti commerciali e non, ma soprattutto, cosa super interessante per chi invece sceglie magari quella mensile, è che a fine licenza potrete continuare a utilizzare gli elementi che avete scaricato durante il vostro abbonamento. Insomma, è un mondo da scoprire che noi stiamo utilizzando da quando ce l'abbiamo per fare qualsiasi cosa, soprattutto per la parte di font, e mi sbilancio a dirvi che le presentazioni in Keynote e PowerPoint sono davvero interessanti per presentare i propri progetti. Quindi insomma, scopritelo, link in descrizione, grazie Envato Elements per aver sponsorizzato questo video e noi possiamo continuare. Innanzitutto parliamo con la scelta. Io utilizzo il Pro Max per una semplice questione di grandezza, mi piace molto di più lo schermo grande, ma quest'anno, come sapete, le fotocamere di Pro e Pro Max sono identiche, quindi a mio avviso il Pro rimane ancora la scelta migliore per chi volesse comprare un nuovo iPhone all'inizio di quest'anno. È decisamente più compatto, più piccolo e le prestazioni sono identiche. Per quanto riguarda i giga, in molti anche sotto video del ProRes mi hanno chiesto varie informazioni. A mio avviso, tirando le somme, salvo che non abbiate grosse necessità di girare in ProRes per progetti full iPhone, continuo a ritenere la versione da 256 giga la migliore con il quale iniziare e con il quale soprattutto muoversi per creare i propri contenuti. Per quanto riguarda invece il mondo delle applicazioni, il modo con cui lo utilizzo io, e molti pensano che ci siano dei segreti dietro, no? Che utilizziamo applicazioni che magari nessuno conosce per ottenere risultati migliori. In realtà non è assolutamente vero. Come avete visto sia nel mio Street POV ma anche nei video di Emanuele che vi lascio qui sopra, ne ha fatti molti di più di me, utilizzo la fotocamera principale di iPhone sempre, sia per video che per foto. E vi spiego il perché. In primis, come vi ho sempre detto, è la velocità. La rapidità con il quale clicco e ho la fotocamera. Semplicemente facendo questo. Fatto. Sono sulla fotocamera in un secondo. La cosa che potete fare su iPhone è anche impostare questa parte dietro qua come touch sensitive, quindi fate 3 clic e si apre la fotocamera o 2 clic e si apre la fotocamera in modo da averla subito pronta. Perché non utilizzo app di terze parti? In primis perché sono macchinose e soprattutto non hanno un avvio veloce. Ho provato Moment, quella di Lightroom, la fotocamera che ha Filmic Pro, ma sono tutte quante molto lente e piene di cose inutili. In primis perché il controllo manuale su iPhone a mio avviso è follia, salvo rari casi in cui vogliate ottenere dei risultati veramente incredibili, tipo lunghe esposizioni, ma in realtà si possono fare benissimo anche con la fotocamera di base, piuttosto che impostare il bilanciamento del bianco, ma se scattate il RAW il problema non si pone. Quindi in realtà davvero, non avendo il controllo del diaframma, non c'è alcun motivo a mio avviso valido per utilizzare fotocamere di terze parti, se non proprio per scelte specifiche. Insomma, i trucchi ci sono anche per utilizzare la fotocamera di base per ottenere ogni tipo di risultato. A mio avviso è più veloce, più stabile, più potente, ma soprattutto fa quello che deve fare, cioè apri e scatti. Fine. Serve solamente quello. L'altra cosa che ovviamente utilizzo tutti i giorni è la griglia dei terzi, semplicemente per una questione compositiva, ve ne ho già parlato anche in un altro video, ma soprattutto per il fatto che mi permette di avere sempre tutto quanto completamente dritto. Basta. Il resto, per quanto mi riguarda, è
inutile o comunque parte di qualcosa che non considero quasi mai. L'unico altro consiglio che vi do è che a volte scatto leggermente sottoesposto con iPhone per non andare a bruciare delle zone che so che non posso recuperare, quindi magari intorno ai meno 0,7 o ai meno 1 in alcuni casi, ma è semplicemente un plus, dipende un po' anche da che tipo di luce trovo ovviamente all'esterno. Detto questo, basta. Per quanto riguarda la parte fotografica, io scatto sempre in Pro RAW, quindi non utilizzo nessun tipo di live mod piuttosto che tutta la parte di presets che hanno aggiunto, benché sia fighissimo, e se non avete il Pro RAW utilizzateli perché è una bomba. Ma detto sinceramente, da quando anche Lightroom ha messo poi il profilo Pro RAW all'interno proprio dei profili colore di Lightroom, mi sto trovando ancora meglio. Postproduco tutte le mie foto appunto su Lightroom Mobile con i miei presets che trovate qui nello shop. Se li volete acquistare, sono anche per iPhone, vi basta o inserire DNG o attivare la sincronizzazione con Lightroom Mobile e Lightroom Desktop e ve li trovate direttamente tutti lì. Mi trovo da Dio, semplicemente questi file sono iper malleabili. Vi ho già parlato del dettaglio del Pro RAW in un video dell'iPhone 12, ma devo dire che quest'anno è stata una riconferma e un piacere, e soprattutto da quando Lightroom ha introdotto le maschere sia sui soggetti che sul cielo, che selettive, insomma uguali a quelle del desktop, si può fare praticamente di tutto. Ed è qui forse che entra in gioco anche iPad, dove effettivamente mi diverto a post-produrre con la Pencil piuttosto che a creare, a gestire meglio queste maschere. Faccio la foto con iPhone, torno a casa e airdroppo su iPad, e nel tempo libero magari mi post-produco una decina di foto. È veramente divertente, e soprattutto i due programmi interagiscono benissimo, sia con la versione desktop con il sync, sia con il fatto che con AirDrop vi mandate tutto da qualsiasi parte. Quindi su questo aspetto qua foto completamente approvata, fotocamera di base e basta. Per quanto riguarda le foto, non utilizzo nessun'app di terze parti se non DazCam. Una volta utilizzavo anche VisCO per i filtri, poi alla fine sono passato totalmente a Lightroom perché costava troppo e non lo usavo così tanto, ma DazCam è divertente perché vi dà quell'effetto look vintage da rullino senza lo sbatti l'inutilità dei rullini. Quindi effettivamente a mio avviso è super interessante e divertente se volete fare delle foto un po' diverse dal solito. C'è una versione free e una versione premium, io uso quella free per due o tre filtri, niente di più. Ma in ogni caso, sempre foto su Lightroom, esportate in 9/16 e caricate nelle storie o in 4/5 caricate su Instagram. Fine dei segreti. Per quanto riguarda invece la parte video, qui dipende un po'. Io non sono mai stato un amante del video con iPhone e purtroppo per una questione professionale di qualità non riesco a rinunciare alla qualità che ha un obiettivo su una macchina fotografica, ok? Non ce la faccio. Per quanto iPhone sia iper dettagliato, nel video del ProRes vedete anche me stesso girato in questo caso con iPhone, continuo a preferire fare video ovviamente con la mia videocamera, soprattutto perché in condizioni di bassa luce i difetti vengono un po' più fuori, soprattutto se poi si guardano su schermi grandi, mentre ovviamente di giorno e con la fotografia è tutto diverso, la qualità è molto più alta a mio avviso nel complesso, ecco. Tuttavia cosa faccio? Io utilizzo sempre il formato standard, non giro mai in ProRes, sia per una questione di spazio sia perché tendenzialmente il mio output dei video di iPhone sono le storie di Instagram, e faccio due cose. Ho utilizzato la cinematic mode a f4.5.5.6 per avere uno sfocato giusto ma non invasivo e non noioso, sia quando magari registro dei piccoli contenuti tipo Instagram stories, tipo reel, tipo dei TikTok che sto ancora sperimentando con la camera selfie. Registro con la cinematic mode a 4.5 ed effettivamente il risultato è molto bello per i contenuti social. Tra l'altro da poco Instagram ha anche permesso di caricare i video, se li girate con l'app di iPhone e poi li caricate come storie, a 60 fps, quindi rende tutte le storie molto più fluide, molto più interessanti, forse sicuramente con un look differente. Quindi me la gioco così, o in 4K a 60 non in cinematic mode, quindi formato standard in H265, oppure la cinematic mode, quindi in 1080 perché è bloccata lì, a 30 fps o a 25 con uno sfocato tra i 4.5 e 5.6. questo è un po' il modo con cui faccio le cose. Per quanto riguarda la color correction dei video, due app. Ho l'app di base, quindi apro il video, faccio modifica e lo coloro, applico i filtri preimpostati e poi vado un pochino a giocare con l'esposizione, la saturazione, eccetera. E devo dire che il risultato è veramente figo. Si possono fare delle cose interessanti, state vedendo dei prima e dopo qui a schermo. Oppure, nell'ultimo periodo, sto provando quest'app che si chiama Grain, che è sempre del team di Moment, eccetera, che è interessante sia perché permette di fare tante cose all'HSL, eccetera, eccetera, sia perché permette di importare le proprie LUT. E io sto cominciando a giocarci un po' con le LUT che trovate sempre sul mio sito, perché si possono fare delle cosine interessanti. Non bisogna sforzare troppo perché il file ha dei limiti, soprattutto non è un file log, quindi state attenti, ma si possono effettivamente fare delle cose interessanti e colorare i video in maniera molto molto precisa e soprattutto veloce e interessante, salvarvi presets eccetera, quindi molto figo. Ho usato per un po' VisCO, che a mio avviso rimane quella più veloce per colorare i video, perché con la versione premium potete importare il video, colorarlo con un preset qualsiasi esso sia, fare delle modifiche ed esportarlo, ma è lenta, macchinosa, e a me sinceramente l'interfaccia di VisCO dopo un po' annoia. Per quanto riguarda invece il montaggio dei video, qui per me c'è solo un programma da avere su iPhone, che è CapCut.
è mostruosa la potenza che ha quel software. Ci puoi fare qualsiasi cosa, è multitraccia, c'hai mille effetti, mille transizioni, puoi montare a tempo, ci sono i sottotitoli automatici in italiano che sono pazzeschi. Cioè, veramente, CapCut per quanto mi riguarda è full free, non ha niente da pagamento ed è clamorosa. Ci puoi fare ogni cosa che vuoi. E c'è sia per iPhone che per iPad, quindi a mio avviso batte anche LumaFusion per il tipo di contenuto che passa attraverso questi dispositivi. Perché LumaFusion punta a essere un Premiere Pro su iPad, quando CapCut fa le stesse cose fatte meglio in maniera più intuitiva. Quindi davvero, se volete sperimentare un po' di montaggio con iPhone, CapCut è la soluzione migliore. E appunto con Grain faccio poi la Color, nel caso. Grain costa un po', c'è il test a 3,99 al mese, se no 59 euro mi sembra per sempre. A mio avviso, se vi piace smanettare con iPhone e fate tante cose, può essere un buon investimento. Ma indubbiamente, per quanto riguarda invece la post-produzione fotografica, Lightroom tutta la vita. Detto questo, ragazzi, come ultima cosa, per quanto riguarda l'approccio alla fotografia con iPhone, ci sono due cose a cui sto molto attento. La prima è la messa a fuoco, non perché iPhone non lo faccia bene, ma perché a volte, se si vuole ottenere un po' di risultato ricercato, magari con la macro, piuttosto che sfruttare effettivamente un po' di depth of field della macchina, dovete giocare un po' con la messa a fuoco. Ma devo dire che il selettore touch è molto comodo. Mi sono trovato poche volte a dover raffazzonare il fatto che non mettesse a fuoco, cercare delle soluzioni alternative. La seconda cosa è il lock, quindi tenendo premuto sullo schermo e abbassando l'esposizione cerco di andare a compensare, soprattutto perché iPhone recupera bene le ombre, ma se le luci le bruciate non le recuperate mai più dal RAW. Quindi state attenti su questa cosa qua, motivo per cui scatto sempre a meno 0,7. E infine, ultima cosa a mio avviso fondamentale, è cercare le condizioni migliori di luce e stare attenti al micromosso, specie quando il sole scende, perché tendenzialmente iPhone cerca sì di compensare, è molto bravo eccetera, ma quando fate fotografia notturna state attenti, cioè non potete riprendere un soggetto e fare la foto senza problemi perché vi viene sicuramente mosso, quindi dovete un attimino giocare un po' di più con le luci, le ombre, stare attenti che il soggetto passi nel posto giusto, perché molte volte mi sono ritrovato a fare una foto che mi piaceva ma effettivamente il soggetto era mosso e lo state vedendo adesso, quindi attenzione a questi piccoli dettagli. Per il resto iPhone è a mio avviso la point of shoot per definizione, non è una fotocamera con il quale ottenere dei risultati ricercati dal punto di vista tecnico del termine, non è una di quelle cose con cui fare lunghe esposizioni infinite se non la cascata o le macchine che passano, ma ecco, diciamo che è una macchina molto comoda a mio avviso per chi vuole fare quella street divertente dove esci e pensi solamente a scattare ma non hai tutta quell'aspettativa dello sfocato da eccetera eccetera. È una camera con ovviamente una profondità di campo molto elevata, ma anche per questo secondo me molto divertente, e sapete che io la utilizzo veramente tantissimo. State vedendo le foto che passano, fatelo anche voi. Se avete un telefono, a mio avviso è un modo bellissimo per tornare un po' a divertirsi senza pensare a tutto quell'aspetto tecnico e avere poi dei file super interessanti come quelli del Pro RAW per riuscire a editarli al meglio, ma soprattutto per tirar fuori veramente tante cose dalle vostre foto. E vi ho fatto vedere un po' di prima e dopo durante il video, si possono fare veramente delle cose clamorose tutte quante su iPhone, quindi questo è il mio consiglio, ragazzi. Queste sono le mie app, non uso nient'altro, questi sono i miei segreti per quanto riguarda appunto la fotografia con smartphone. Detto questo, come sempre in descrizione nelle schede trovate il link allo shop se volete acquistare i miei presets o le mie LUT. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, fatemi sapere se avete altre domande a tema street photography o mobile photography in questo caso, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!